Foracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo straimprovvisato ma sempre molto professionale. Professionale. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché vi svelo un segreto: in realtà oggi non doveva uscire un video, ma ci sono stati degli aggiornamenti importantissimi di cui dobbiamo discutere assolutamente. Quindi iniziamo subito, però se siete nuovi iscrivetevi al canale perché l'obiettivo è quello di raggiungere i 100.000 iscritti prima del prossimo Nintendo Direct. Ce la possiamo fare. Bene, ora che vi siete messi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, possiamo iniziare! Si tratta sì di un'edizione speciale, però all'angolo della foracciata non rinunciamo. Quindi vi segnalo che vale la pena dare un'altra occhiata a Deku Deals, visto che la scorsa settimana Nintendo ha aggiunto un'altra infornata di titoli all'interno della campagna promozionale Saldi Estivi. Se ancora non lo avete fatto, recuperatevi il video che ho dedicato a questi ultimi sconti e poi correte di nuovo su Deku Deals per vedere cosa è stato aggiunto. Fatemi sapere se farete nuovi acquisti. Visto che oggi parleremo di rumor a tratti troppo belli per essere veri, è giusto ricordarvi che quando ci si muove nel campo dei leaker, delle speculazioni e via dicendo, bisogna sempre dare il giusto peso a queste voci di corridoio. A tal proposito vi consiglio assolutamente di recuperare il video più recente di Didiuno Gaming, perché capita proprio a fagiolo. Il team infatti, tramite un'investigazione durata 2 anni, riesce finalmente a fare chiarezza su Star Fox Grand Prix, uno dei più grandi e longevi rumor che hanno attraversato il ciclo vitale di Switch. Non solo viene confermato in modo definitivo che il titolo non è mai esistito neanche in fase di early concept, ma inoltre viene ricostruita in modo molto accurato tutta la catena di eventi che ha portato una voce senza alcun fondamento a diventare in pochissimo tempo un rumor ricondiviso da tutte le testate giornalistiche che ne davano praticamente per certa l'esistenza. Ma soprattutto si capisce che molto spesso tutti questi sedicenti leaker sono in realtà persone in cerca di facile popolarità che non si fanno problemi a mentire o anche a mettere nei guai colleghi e conoscenti. Quello di Didiuno Gaming è un video che ho trovato fantastico e che vi straconsiglio, soprattutto come introduzione alla puntata di oggi. Vi lascio il link in descrizione. E prima di passare alle notizie del giorno, vi do un altro avvertimento. Se state aspettando con trepidazione l'uscita di Final Fantasy XVI, altro gioco di cui parleremo più avanti, state molto attenti perché alcuni utenti sono già in possesso della copia fisica. Fortunatamente, trattandosi di un'esclusiva PlayStation 5, una console non ancora facilmente bucabile, questo significa che a differenza di quanto accade per i titoli Switch, il gioco non è già nelle mani di tutti. Ma si sa, gli spoiler sono infami e possono arrivare quando meno te lo aspetti. Square ha promesso che butterà giù qualsiasi contenuto pubblicato prima dell'uscita ufficiale del titolo, prevista per il prossimo giovedì, ma la prudenza non è mai troppa. Sarebbe veramente un peccato rovinarsi la narrativa di un titolo dove la storia la farà da padrona. State molto attenti. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Il clima E3 è praticamente agli sgoccioli. E il grande assente di questa estate all'insegna del gaming è stato Nintendo, almeno per ora. Perché giugno non è ancora finito e i rumor riguardanti un possibile Nintendo Direct si fanno sempre più insistenti. E la presentazione della grande N potrebbe essere addirittura dietro l'angolo. Infatti ci sono diverse voci di corridoio che puntano su una presentazione Nintendo prevista per questa settimana. Col suo solito fare a metà tra l'insider e il troll puro, Nate the 8 ha lasciato intendere che, secondo le sue fonti, c'è una buona probabilità che il Direct si svolga in un giorno compreso tra il 20, cioè domani, e il 23, venerdì. Mentre il sito brasiliano Universo Nintendo conferma questa ipotesi aggiungendo qualche dettaglio. Infatti, sebbene neanche i redattori di questo portale possano dire con chiarezza se si tratterà di un Direct a tutti gli effetti o di un mini, sono abbastanza certi che al suo interno saranno presenti dei titoli first party e quindi molto probabilmente non si tratterà di un partner showcase. Quindi mentre continuano a uscire fuori sempre più indizi sulla conferma di una versione Switch di Persona 3 Reload, per ora non annunciato ufficialmente per la console ibrida, c'è chi si spinge oltre ipotizzando un contenuto esplosivo per questo Direct. L'account Twitter Pioro, con un feed pieno zeppo unicamente di prediction corrette, per me una cosa un po' sospetta, ha affermato che nel prossimo Direct ci saranno 2 annunci clamorosi: un nuovo Super Mario Bros. In 2 dimensioni e il remake di un classico uscito su Super Nintendo. E qui le cose, insomma, iniziano a farsi molto molto interessanti. Mentre stiamo parlando da un po' di tempo di un
un nuovo Mario in due dimensioni, pensato per rilanciare l'entusiasmo generato dal film appena pubblicato, insomma un'ipotesi non così campata in aria, il possibile annuncio di un remake dell'era SNES mi fa letteralmente volare. Si parla da tanto di un remake del quarto Fire Emblem, ma mi sembra passato veramente troppo poco tempo dall'uscita di Engage per presentare un altro capitolo della serie. Quindi potremmo volare con la fantasia e pensare che Square abbia finalmente deciso di ritirare fuori, magari dopo il successo di Live Alive, un remake in HD 2D di un classico senza tempo come Chrono Trigger o Super Mario RPG. Oppure, che ne dite di un remake di A Link to the Past fatto da Grezzo? Sappiamo infatti che lo studio sta lavorando da tempo a qualche cosa e, secondo me, quell'esclusiva Apple Arcade non è l'unico progetto in cantiere. Certo che un classico dell'era SNES come indicazione è molto vaga, perché di classici da ritirare fuori ce ne sarebbero a bizzeffe. Quindi in descrizione vi lascio un link con la lista dei titoli più venduti di sempre per SNES e ditemi, secondo voi, qual è un probabile candidato a ritornare in grande spolvero su Switch. Io mi potrei letteralmente sentire male con una riproposizione dei Donkey Kong Country vecchio stile ad opera di Rare, ma una cosa che non succederà mai, o anche con una bella rivisitazione di Super Metroid ad opera di Mercury Steam dopo l'ottima prova fatta con Samus Returns e anche con il bellissimo Metroid Dread, farei rimaneggiare un classico importantissimo come Super Metroid unicamente allo studio spagnolo che ha dimostrato più e più volte di sapere come maneggiare il brand di Metroid. Però ricordatevi anche quello che ci siamo detti in apertura, si tratta sempre di rumor e le indiscrezioni vanno pesate. Pensate che fino a una settimana fa eravamo disposti ad accettare un'estate senza Direct e oggi invece si parla di un possibile nuovo Mario in 2D annunciato dopodomani, cioè praticamente un evento epocale. Dietro a più oro potrebbe esserci un'operazione simile a quella dell'anno scorso di Waddle Dee Knows, quindi una trollata vera e propria. O magari sì, perché no, è vero, questa settimana ci sarà un Direct, ma sarà molto meno interessante di quello che ci aspettiamo. Magari si tratterà di un mini o di una presentazione interamente dedicata a Pikmin 4, quindi insomma preparatevi eventualmente a rimanere delusi. Volate sempre basso con le aspettative, però ditemi, vedremo questa settimana un Direct? Io, fossi in voi, domani terrei gli occhi aperti per eventuali annunci, no? Ma mentre Switch continua imperterrita a dominare nel mercato delle console, è infatti appena arrivata solo a metà del suo ciclo vitale, è giunto il momento di dire addio a Xbox One. Dall'ultimo showcase di Microsoft abbiamo notato infatti che i titoli interni di prossima uscita non supporteranno gli hardware old gen. Questo perché, proprio come dichiarato da Matt Booty in un'intervista rilasciata ad Axios, Microsoft è ufficialmente passata alla nona generazione di console. È finito il periodo cross generazionale garantito per i primi 2 anni dal lancio della serie X e S, un lasso di tempo che per vari motivi si è anche esteso più del dovuto. Insomma, è giunto il momento di iniziare a parlare di current gen e non più next gen quando ci si riferisce a hardware usciti 3 anni fa. E io aggiungerei pure finalmente. Però nel caso di Microsoft la mancanza di supporto significa che non saranno più sviluppati titoli per la One e la One X, ma queste piattaforme non diventeranno immediatamente obsolete. I multiplayer online e live service già pubblicati continueranno a essere supportati su old gen e inoltre si potrà comunque continuare a usufruire del cloud gaming da vecchi hardware, ovviamente tutto tramite il Game Pass. Il passaggio generazionale è sempre amaro, con una nota di malinconia, ma in questo caso direi che è stato gestito in modo ottimale, non bruciando le tappe, anzi garantendo ai giocatori la possibilità di non dover immediatamente acquistare un nuovo hardware. Comunque, chi vorrà ammortizzare il più possibile la spesa potrà sempre puntare la serie S, che ancora oggi, nonostante le critiche, rimane la macchina perfetta per entrare nella generazione attuale spendendo il meno possibile. E chiudiamo parlando di Final Fantasy XVI, anche perché ormai siamo alle porte di questo titolo attesissimo. Lo sapete, io sono in stra hype e dopo la demo ho fatto il pre-order a occhi chiusi. Però in queste ore c'è stato un dietro front da parte di Square Enix che un po' lascia con l'amaro in bocca. Infatti una cosa che avevo particolarmente apprezzato era stato l'annuncio che Final Fantasy XVI sarebbe stato pubblicato senza alcun bisogno di dover ricorrere a delle patch al day one. Questo perché il team di sviluppo ci aveva tenuto a confezionare un gioco fatto e finito che non aveva bisogno di ulteriori correzioni, curato in ogni suo minimo particolare.
Una bella anomalia nel mercato di oggi e soprattutto un valore aggiunto che fino a qualche anno fa potevamo considerare uno standard da non sottovalutare. Ritrovarsi su disco il gioco nella sua forma finale significa tanto, sia in ottica di collezionismo che di preservazione storica. Purtroppo Yoshida, durante una pre-release update live, ha fatto sapere che la patch ci sarà e come. Si tratterà di un update minore che risolverà qualche bug, alcuni di media entità, e ottimizzerà le performance. Non sarà necessaria per avviare il gioco e peserà circa 300 MB, quindi nulla di trascendentale, ma comunque un passo indietro che un po' dispiace. Non trovate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, Sonic, tranquilli, ma soprattutto directate duro. Io sono il Poro Direct, Michele Presto, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Velocissimo. Perfetto. Geniale. Per veloce, veloce, per veloce, 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 veloce.